Questa settimana per l'allenamento abbiamo bisogno di uno zaino e di una zavorra. Circa 10 kg se sei uomo, 5 kg andranno benissimo se sei donna. Per caricarlo io userò dei libri, probabilmente delle bottiglie d'acqua. Mi preparo. Lo zaino caricalo con cura. Cerca di sistemare il materiale all'interno in maniera che sia abbastanza stabile e resti abbastanza fermo, perché ovviamente dobbiamo farci dell'attività fisica, quindi non basta soltanto portarlo in giro, ma deve essere anche abbastanza un blocco unico e non ti disturbi mentre lavori. Zaino caricato, zavorrato, pronto. Voglio sfruttare la nuova possibilità di andare a fare allenamento all'esterno, quindi mi carico il mio zaino e ti porto al parco. Io abito abbastanza vicino a un parco e quindi mi scalderò facendo una corsa e durante, diciamo, il tragitto sfrutterò questo spazio per appunto attivarmi. Nel caso voi non vogliate andare a fare allenamento al parco, vogliate allenarvi in casa, comunque vi lascio nelle schede un riscaldamento delle passate settimane che potrete tranquillamente seguire in separata sede senza dover per forza uscire a correre. Nel caso in cui voleste andare fuori, comunque l'attivazione con la corsa è sempre una buona soluzione, anche perché è coerente con quello che andiamo a fare poi durante il corpo dell'allenamento. Ovviamente in generale, anche dopo aver corso, comunque un minimo di riscaldamento per quanto riguarda le articolazioni è sempre ben indicato, quindi qualche squat, qualche circonduzione di braccia è sempre una buona attivazione per poi iniziare il vero corpo dell'allenamento, che nel nostro caso procede con dei push-up con la zavorra, dello squat, sempre col carico sopra la schiena, e avremo ancora poi degli affondi e una parte di corsa. Quindi lasceremo lo zaino e faremo uno sprint di corsa di 100 metri. Per misurare la distanza ormai non c'è più problema, potete misurarla col telefono, potete misurarla con qualsiasi applicazione o anche con qualche orologio con il GPS. Dobbiamo chiudere le esercitazioni entro 3 minuti. Allo scadere del terzo minuto incomincia il nuovo giro, il nuovo round. Quindi, ovviamente, più tempo ci metto, meno tempo recupero. Il lavoro si conclude o nel momento in cui esco fuori dai 3 minuti che ho a disposizione, oppure dopo che ho finito 10 giri.